Lo scorso 25 marzo è stato siglato un importante accordo tra l'amministrazione, il vescovo di Arezzo, San Sepolcro Cortona, Monsignor Riccardo Fontana e l'associazione Via dei Musei per riuscire a recuperare un'opera, quella del Vespucci, presente appunto nella chiesa della frazione di Rendola. Questa disponibilità da parte della Curia e soprattutto dell'associazione di Via dei Musei di prendersi in carico il restauro di un'opera è stata purtroppo particolarmente danneggiata in questi anni, ha portato appunto ad un accordo virtuoso che renderà possibile nel giro di poco tempo restituire appunto quest'opera completamente restaurata, quindi con un intervento tra l'altro molto complicato, visto che l'opera avverteva una condizione di degrado significativo, di poter restituire quest'opera che ha un valore culturale ma anche legata alla comunità, alla chiesa di Rendola. Angela Notaro, Associazione Via dei Musei, ci parla del restauro dell'opera di Michelangelo Vespucci. Esatto, ci teniamo a questa iniziativa e siamo stati promotori per restaurare questa importante opera di quest'artista dei primi del Seicento e che si trovava in una chiesetta delle nostre frazioni e si stava veramente rovinando moltissimo. Negli ultimi 20 anni aveva avuto un degrado che non aveva avuto negli ultimi secoli e vederla così ci dispiaceva moltissimo, noi che ci occupiamo di ciò che riguarda Montevarchia, in particolar modo della cultura e del patrimonio artistico. E adesso vorremmo fare una raccolta perché i cittadini possano contribuire anche con pochi euro ad aiutarci al restauro. Il restauro in questo momento è già a buon punto, cioè la parte che era quella conservativa è già stata fatta. Vania Henrici, presidente dell'Associazione di Via dei Musei, che si è impegnata proprio per recuperare questa pala d'altare che giaceva appunto nella chiesetta della frazione di Rendola in stato di estremo degrado. L'Associazione Via dei Musei non è nuova a queste iniziative, da sempre si occupa di valorizzare il centro storico e appoggia tramite il mercatino che viene fatto la quarta domenica del mese quando è possibile e vari eventi culturali, appoggia questo sforzo di salvare il nostro patrimonio, sia con eventi musicali, artistici. Quindi questa iniziativa ci è sembrata subito degna di lode e con questo restauro cerchiamo di portare avanti i nostri intenti.